Perché già so che sotto in descrizione mi scriverete: ma come si chiama questo sito cinese? Dove lo trovo questo sito cinese? Come faccio ad acquistare da questo sito cinese a questi prezzi bassissimi? Ragazzi, purtroppo non è possibile. Non possiamo acquistare da questi siti perché? Perché, ragazzi, sono chiusi, sono esclusivamente validi per la Cina. Loro organizzano spedizioni per la Cina, loro vendono solo in Cina. È come un nostro Amazon, loro hanno questi siti che sono, diciamo, navigabili solo dal territorio cinese. Io sto facendo l'accesso a questo sito tramite un computer di un mio collaboratore che appunto è cinese e che ha l'accesso totale, completo a tutti i siti cinesi. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi inizieremo una nuova serie di video. Credo che vi possano piacere, perché per chi come me ama la tecnologia, ama lo shopping online, sono video che a me questi piacciono tanto. E oggi andremo a vedere in Cina quanto costano i prodotti. Nella fattispecie, ragazzi, oggi vi mostrerò quanto costa in Cina. Proprio i cinesi abitanti in Cina quanto pagano per una TV da 55 pollici o 50 pollici, o meglio, andiamo ancora più su, un 65 pollici, perché ragazzi dovete capire che in Cina non hanno limiti, cioè lì la tecnologia è di casa, perciò loro vanno a scegliere sempre il top, anche perché in proporzione ai nostri costi costano molto meno, e ora andremo a vedere. E allora, questo è un 65 pollici, è uno Xiaomi Mi Smart LED TV 4K. E fino a poco tempo fa c'era anche disponibile su Amazon, e questo è il TV bellissimo. Il 55 pollici è disponibile, costa circa 515 euro. Il 65 pollici costava circa 1000 euro. Perfetto. Se io invece fossi in Cina, abitante cinese, e volessi questo stesso prodotto, secondo voi quanto lo andrei a pagare? Ovviamente, ragazzi, la moneta cinese non è l'euro. Lì si parla di yen, CNY, o comunque non sono euro. Ok, perfetto ragazzi. Questo è il nostro TV Xiaomi 65 pollici, prezzato in promozione 2899 RMB, cioè la moneta cinese. Se noi andiamo a fare la conversione da RMB, cioè yuan cinese, a euro, 318 euro. Eccolo qui, originale, eh? Parliamo di TV originale, che parte poi ovviamente dal 60 pollici, che è questo. Poi c'è anche un altro modello, che è questo, poi c'è il 55 pollici, che è questo, un altro 55 pollici, che poi variano anche gli accessori, ragazzi: vi danno le staffe, vi danno i cavi, vi danno la garanzia, il telecomando, vi danno tutto, ecco, tutto il set completo. E ci sono anche altri store che lo vendono anche a meno. Attenzione, questa non è la miglior proposta, è un buon televisore. E parliamo sempre di brand. Se prendiamo brand cinesi, come vedi anche qui, un 55 pollici lo prendi a 1979 yuan, che se andiamo a fare la conversione, 1979 sono 260 euro. Cioè noi in Italia cosa prendiamo per 260 euro? Non credo proprio un bel 55 pollici. O ancora di più, qua abbiamo anche un 70 pollici, ragazzi. 2899
2849 yuan. Andiamo a calcolare, 2849 sono 374 euro, ragazzi. Una TV 374 euro da 70 pollici, eccola qui. Questa è enorme, ovviamente, ragazzi. Guarda un po'. Ora vado a cercarli su Amazon. 70 pollici lisci. Vediamo che prezzi abbiamo. Ok, questo è un 70 pollici. Questo sono tutti 70 pollici, perfetto. Perciò abbiamo 849 euro, 800 euro, 899 euro, 700. Questo è Philips 49. Io sto facendo, ragazzi, una valuta generale, non sto andando a controllare le caratteristiche tecniche. Tanto per avere un'idea generica, ma già così genericamente, siamo 370 euro dalla Cina contro minimo minimo 700, cioè il doppio, cioè a noi ci costano minimo il doppio, ragazzi. Niente, se questi video ti piacciono, se vuoi vedere altri prodotti, scrivi sotto, fammi sapere cosa vorresti vedere, iscriviti al canale e prossimamente andremo a vedere tanto tanto altro. Ciao ragazzi, al prossimo video.